Ciao a tutti e bentornati su Surviving Mars. La nostra piccola colonia ha la sua prima crisi, la sua prima piccola crisi perché ci siamo trovati senza elettricità. Per tornare a produrla, direi che una delle prime cose da fare è intanto stoppare cose che in questo momento non hanno bisogno di elettricità e dopodiché magari produrre qualche pannello solare prima che, partendo magari da quelli piccoli che possiamo già piazzare in rete elettrica subito. Serviranno in realtà non adesso, perché fortunatamente credo che siamo quasi con le 4 del mattino, 4 di 44, non so tra quanto esattamente dovrebbe sbucare il giorno, ma non credo tantissimo. Direi che invece sarebbe il caso di produrre altri pannelli solari da mettere da parte. Anche perché non credo che in realtà il problema sia stato legato... Ok, aspettate. Non credo che il problema sia stato in realtà legato alla produzione, all'accumulazione, quanto piuttosto alla produzione. In effetti siamo andati probabilmente in sovrautilizzo dell'energia, sperando che adesso non capiti nulla ai nostri coloni. Perfetto, perfetto. Ok. Possiamo ripartire e sperare che si sbrighino a costruire, ma soprattutto che si sbrighi il giorno a passare. Sono le 5 e finalmente dovrebbero starsi per riaprire i pannelli. Ok, i primi pannelli si aprono, possiamo far tornare a funzionare anche le nostre fabbriche, tra cui quella di polimeri che produce tantissimo, ma pazienza. Tra l'altro mi sono messo un pochettino alla ricerca e ho fatto caso che tutti questi sono solamente dei depositi di concrete, quindi l'unica cosa utile che potremmo fare è qua costruire un habitat per venire... Cosa c'è qua? Metallo? Fico! Dicevo, costruire un habitat per venire a a produrre dei concrete, insomma, ma nulla di più, purtroppo. Purtroppo nulla di più. Allora, mentre produciamo questo metallo... Non è male questo piccolo deposito di metallo. Potremmo mandare in realtà il nostro rover Explorer a fare questa anomalia, che avevamo fatto tornare indietro perché erano purtroppo finiti i fondi, ma questo mi sembra secondario. Non voglio distruggere. Research complete. Anomaly analyzed. Ok, grazie, recuperate pure tutto quello che c'è e riportatelo indietro, fantastico. Vi vorrei a questo punto che tornaste qui. Ok, stiamo producendo una quantità infinita di polimeri, noi avremmo bisogno in realtà più di altre risorse, ma pazienza. Guadagnato 1250G, fantastico. Siamo in giro per gli hydroscopic electronic factor da metalli rari, che però per ora non ne abbiamo. Questo ce l'abbiamo già, i medium size dome. Questo mi piace. Meno mantenimento per i nostri edifici. Adesso vediamo se in questa notte avremo problemi di materiali, di accumulatori, ma spero di no in realtà. 104, dovremmo starne finalmente mettendo un pochettino da parte. Allora, vediamo dove c'è del metallo. Research complete. Allora. Ok, depositi di metallo, veniamone a raccogliere. Così da poterci portare dietro un po' di risorse. Mentre mandiamo il trasporto a raccogliere questo. Ok, con questo qua dovrebbero aumentare la gente che viene giù sul pianeta. Adesso dovremmo anche aumentare, credo che una volta completato questo aumenteremo adesso brutalmente la quantità di popolazione. Certo che se ci nascesse il primo bimbo sarei anche contento, sarebbe una bella cosa. Invece non nasce nessuno. Qui purtroppo non possiamo produrre di più. La fabbrica di polimeri già lavora a pieno ritmo e questa è una cosa fantastica.
Allora, un playground, una nursery, una scuola, un laboratorio di ricerca. Potremmo fare un altro laboratorio di ricerca. Perfetto. Cable fault Spero che reported. non abbiamo tantissimi scienziati, Milestone però 8 achieved. di electronics. Il primo nato marziano. Fantastico. Fantastico, 645. Valutazione. Scannerizzato tutti i settori. Costruire un megadome, costruire una meraviglia. Va bene. Vediamo innanzitutto la nostra ricerca. Questo dovrebbe permetterci di produrre un briciolino di più. Punti di ricerca. Bene. I nostri piccoli palazzi per ora un pochettino vuoti, ma che potremmo andare a riempire in realtà facendo arrivare un altro cargo di passeggeri. Preferirei avere degli scienziati, noi geologi e noi medici. Ma sì, va. Ritratti. Allora, scienziati, ingegneri, security per ora non ci serve, ma fra poco probabilmente ci servirà. Medici e vabbè, non specializzazioni. Lancia. Hai caricato tutto? Carica anche questo. E questo. Perfetto. E vallo a scaricare, direi, qui. Che è il deposito di metallo. E vai a scaricare altra roba qui. Ok, adesso Now inizia that una the most rotta. critical phase of the Ora che mission is la fase behind più us, critica della missione è we would dietro di argue noi, it's a good dobbiamo time essere to start d'accordo che è un buon focusing momento on per our iniziare a mission evaluation concentrarci goals. sui nostri obiettivi di missione. Il nostro obiettivo è avere 40 tecnologie ricercate per Sol 100. Attualmente ne abbiamo 17. Quindi siamo messi un po' una merda. Load resources e unload. Benissimo. Vediamo se riusciamo a far passare la notte con un po' di riserve di batteria. Più o meno, in realtà. Vediamo che dovremo costruire altri campi di energia. Ok, uno. Ma se adesso ci espanderemo, ne avremo bisogno. Ok, due. Ok, tre. E ok, quattro. Sfruttiamo quest'angolo lì che francamente funziona un po' poco. Sì, ok, questo è tutto ciò che non funziona. E appena avremo completato questo. Ok, lì per carità, poi inizieremo a portare delle cose. Qua si stanno finalmente riempendo di nuovo. Ok. Magari potrei poi costruire anche un altro accumulatore. Va bene, qui intorno c'è spazio per accumulatori in posti dove non posso più mettere. Ah, qua posso costruire, però aspetta un attimo. Qua ce ne sta ancora uno. Eccolo lì, infatti. Ma e qui ancora un ultimo. Perfetto, così sfruttiamo veramente ogni millimetro di spazio. Ci sta ancora un accumulatore qui, però non è connesso forse poi alla rete elettrica. Che poi non è connesso alla rete elettrica, quindi no. Comunque, insomma, va bene. No, qui non si può. Qui neanche. Va bene. Ok. Sì, in realtà potrei iniziare a produrre altri accumulatori. Potrei piazzarne uno qui. E Research direi complete. così andiamo bene. Altri cittadini li facciamo sbarcare qui. Perfetto. Power shortage meno 95.2, però dovremmo avere ovviamente le risorse. Poi magari sarebbe ora di iniziare a produrre anche da altre cose, tipo dal vento. New colonists have Soldi, arrived. soldi, 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 soldi. 12 Resources coloni are nuovi. low. Poco metallo. Sector scanned. Sì, ma tu sei quello di. Ok,
Ricerca, sono un cretino. Ah, tornati a casa, tu va. Allora no, aspetta, prima tu riempiti di benzina elettrica e poi vai. Perfetto. Vieni a recattare metallo, va. Ok. Perfetto. Via. Uno se ne va. Tu ti stai ancora refueling, quindi ok, non ci siamo, non servi. Il primo bimbo. Solo che adesso dovremmo costruire qualcosa per lui. Un playground e una scuola. Vehicle battery low. Playground. Oh porca puzzola, la scuola quanto è grossa? No, allora aspetta, smantellalo. Sì, smantella tutto. E piuttosto invece costruiscimi una scuola. Non mi ricordo più il tasto per girarla. Non mi ricordo mai il tasto per girarla. Così. Ok. Ok, quindi questo abitato è quasi completato. In realtà ci starebbe una nursery. Potrei andare a smantellare questo. Infermeria. Distruggiamo questo edificio. Research complete. E gli mettiamo al posto una nursery. Non una nursery, una un playground per i bimbi. Perfetto. Tu hai poca riserva. Vieni a riempire. Tanto tu di riserva ne hai un sacco e non si sta più utilizzando. Ok, direi che hai trasportato tutto quello che serviva a trasportare. Non hai niente, tu hai ancora, no, tu del metallo, vabbè, non tantissimo, ma vieni a caricarlo e a riportarlo indietro. Tanto adesso probabilmente la prossimo habitat lo andremo a costruire da quelle parti, eh. No, scaricami il metallo. Ok, te posso quasi rimandarti indietro. Allora, in realtà mi servirebbe di nuovo del metallo. Mamma mia, ma quanto me ne serve di metallo? Costo 800. Lanciamolo. E boom. Ti stai pian pianino riempendo, tu anche e tu pure. Perfetto. Lì possiamo costruire un nuovo edificio di concrete. Stavo pensando in realtà se forse non conviene in realtà prima raggiungere altri... aggiungere un altro pezzo di un altro dome da queste parti. Potrebbe essere forse la cosa più furba. Se io costruisco, no, se io costruisco uno un dome, un briciolino più grande, medium, che cazzo ti posso andare a cacciare? Terreno che non va bene, terreno che non va bene, no cable connected, ma sì, ma qui poi il cable lo mettiamo. Ah, solo che ho fatto sbarcare te da un sacco. Facciamo priorità. In modo che magari refueling prima lui, va. Adesso quanto spazio abbiamo ancora? 23 su 24, 24 su 24. Due research lab. E qua ci spazio ce n'è ancora quanto vogliamo, perfetto. Ok. Ce n'è solo più una in coda. Questo l'abbiamo già ricercato, sì, perfetto. Questo per portare le risorse. Perfetto. Peccato che non abbiamo altri breakthrough.
in realtà no, questo togliamolo un attimino. Ma no, sì, va bene, scienziati e botanici, mi piace. È quello su cui stiamo puntando in questo momento, a fare tante, tante, tante ricerche. Tanto insomma, a questo punto quello che ci serve è la sopravvivenza, ce l'abbiamo. Direi che può essere una buona idea fare tante, tante, tante ricerche. Costruire un medium dome, solo che lì starebbe anche bene. Anche qua non starebbe male. Il problema è quello. Lì andiamo anche sul deposito, quindi forse direi di no. Perché andarlo a mettere di là vuol dire ricostruire tutta la produzione. Forse la cosa migliore sarebbe andarlo a ficcare qui. Però ovviamente forse la cosa migliore sarebbe prima intanto togliere questo. E a 10 su 40. Sector scanned. Select a sector to scan. Va bene, vai avanti a scannerizzarmi i settori intorno e boh. Via. Tu togliti dalle palle. Potrei anche andarti a cacciare lì in realtà, non sarebbe una brutta posizione. Così non saresti eccessivamente lontano da di là, potrei iniziare a mettere. Vediamo un pochettino, prima di piazzare un altro. Ok, ci sono dei blocking objects e in realtà va a finire sul coso. Ma se ti metto qui il terreno non va bene. Qua sopra va su un deposito. Ancora su un deposito, ancora su un deposito, quindi no. Niente, il posto migliore è indubbiamente qua, ma devo aspettare che tu ti tolga dalle palle. Capisco perché mi stiate facendo refueling a lui. Fate refueling a lui, va, che ne ha decisamente più bisogno. A questo punto riportatelo qui, va bene. Voi avete recuperato quel metallo? Oh, che coglioni. Come cazzo lo recupero sto metallo se non riesco a. Vabbè, tu torna indietro, va. Tanto adesso di metallo ne arriverà un botto. Quindi anche magari a riparare questo pipe, perfetto. Come siamo messi come parti tecniche? Elettronica 41. Uno di carburante, va bene. 596 di cibo, 104 di concreto, 68 di metallo. Va bene, pensavo peggio, francamente. Abbiamo un sacco, un sacco, un sacco di cibo e di polimeri. Però il problema è che per l'elettronica, per costruire dell'elettronica, ce la posso fare. Ci servono purtroppo. Ah, quindi non me lo fa costruire in realtà. Riparti meccaniche, fabbriche di polimeri, estrattore di metalli rari, estrattore di metalli, estrattore di. Ne servono 12, quindi lì potrei costruirne uno piccolo. Se io costruissi. Perché mi spiace andarne a costruire di nuovo un altro piccolo qui. Dovrei fare tutte le connessioni di questo mondo. E poi niente in realtà. Per carità, serve un modo per andare a risfruttare questo, però. Tanto da qua prima o poi dovrò passare per espandermi, per carità. Tra l'altro qual è il veicolo intanto che ha poca batteria? Lui lo andiamo a ricaricare. Tu me l'hai ricaricato, 20 su 40. Non so, sono un po' in dubbio, sono quasi tentato veramente di andare a portare giù tutto questo roba qua. Potrebbe essere un bel aiuto in realtà. Però andare a mettere portare delle cogente lì. Solo che mi gira un pochettino il cazzo perché ho questo blocco
dom chiuso qui e ne vorrei mettere un altro da questa parte, ma da questa parte non porta a nulla. Perché anche dovessi allargarmi in quella direzione, la cosa più vicina sono i concrete lì, ma insomma, che cazzo se ne frega. Piovono anche poi i cosi, gli asteroidi. Altrimenti espandermi di qui sfruttando quello. Va bene, potrei anche far così e boh, pazienza. Sì, questa era la Research posizione complete. migliore dove andarlo a mettere. Architettura sostenibile. Oh, questo mi piace, 10 in più. Ah, dai metalli rari. Va bene. Quelli che non stanno lavorando sono sempre questi due. Se io costruissi qui, questo ovviamente è troppo lontano, ma potrei costruirti comunque. Sono un po' in dubbio per Sector la scanned. questione del metallo. Allora, tu tanto Explorer in questo momento non servi a niente. RC Rover 2, fai che venire qui, va. Basta, ho deciso. Qui c'è un altro coso di concrete. Iniziamo a sfruttare quei metalli rari. Non ce ne saranno tantissimi, ma 331 è sempre meglio di niente. E poi li mettiamo per ora da parte. Allora, minchia, che cazzo è venuto giù? Un altro meteorite? Ah, infatti questi stanno raccogliendo bellamente il metallo. Bravo. Allora, vorrei che mi costruissi un nuovo dome. Qui. Ok, lo mettiamo qui in basso. Così non siamo tanto lontani dalla cable. Serviranno dei polimeri che ovviamente qui non abbiamo e serviranno concrete e metallo. Allora, tu, trasporto. Carica polimeri. Tanto qui ne abbiamo una marea di polimeri, porco cane. Ok, e vienili a scaricare qui. Tra l'altro non ho più tantissimo concrete in realtà, eh. Concrete ne ho ancora 94. È ora di iniziare a costruire un'altra, va, di queste fabbrichette. Perfetto. Ok. Così sono tornati un po' a funzionare. Tu ovviamente no, perché hai bisogno di riparazioni. Ok, vammi a recuperare per favore delle parti meccaniche. Ma se no, sapete cos'è? È una stronzata tutto questo. Perché se avesse un senso logico sta roba, allora, in questo momento secondo me dobbiamo far ricerca. Poi di guadagnare quei due soldi, francamente, credo serva veramente a poco. Quindi secondo me adesso ci andiamo a prendere, torniamo qua, cerchiamo di costruirne un altro grosso qui, anche a costo di dovergli far fare solo tanta 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 ricerca, ma va bene così. Espandiamo la nostra produzione di elettricità, espandiamo la nostra produzione Vehicle di battery low. Generates power, turbina a vento, mantenimento 2, produzione 10, produzione 5. No. Più o meno fa la stessa cosa, solo che credo la produca in Research complete. continuazione. Proviamo a vedere come funziona. Tra l'altro adesso ci espanderemo in su probabilmente con la rete elettrica. E vediamo un po'. Tu ti togli così posso costruire altro dom. E puntare tutto sulla ricerca. Ok,
per arrivare al giorno 100, avendo raggiunto queste famose 40 ricerche. Dai, su, quarantesimo, lo carichiamo e andiamo via. Ricarica. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo costruire. Intanto, continuiamo ad avere sempre pieno, perfetto. E tu anche ossigeno è pieno, perfetto. Quindi per ora, da questo punto di vista, non abbiamo problemi. Tu finalmente ti togli dalle palle. Lancialo. No, aspetta, perché? Ah, 106 di cibo, non l'abbiamo. Non siamo venuti a riprenderlo. Allora. Oh, che palle. Facciamo qui un food depot. Qui. Qua al limite lo spostiamo. Solo da poter andare a scaricare questa roba. Tu sei vuoto? No, anche tu c'hai cibo, porco cane. Non ho scaricato per niente queste cose di coloni. Adesso ne togliamo due e qua torniamo ad espanderci. Sector scanned. Oh! Oh! Fantastico! Oh! Solo che poi, una volta che ho costruito qui così di metallo... 714-725. Non sarebbe male avere un bel po' di metallo per potersi espandere. Bah. Allora, innanzitutto facciamo un estrattore di concrete. Lo costruiamo qui. Tu sei vuoto? No. Tu sei vuoto. Ancora uno. Via. Ok, e uno parte. E due, pronto a partire anche lui. Cibo, ne abbiamo veramente tantissimo. Dovremmo ridurre la produzione. Perché? Perché ne sta arrivando un sacco con i trasporti. Via anche tu. Quanto sono sporchi sti cosi? Perfetto. Andati via tutte e due. Rimani tu, che sei a 17 su 40 di refueling, va bene. Allora. Ok. Appena lui si toglie di qua, espanderemo un pochettino la nostra rete elettrica. Direi. Quindi, elettricità. Ah, penso c'è proprio lui in mezzo ai coglioni, ma va bene uguale. Allora facciamo una roba. Costruiamo un altro metal depot. Lo mettiamo qui. E poi prendiamo. Oh, un colono è appena scomparso? No, appena impazzito. E nonostante fosse passato attraverso i controlli. Praticamente lo stress. Il colonnello David Bernard ha raggiunto una sanità troppo bassa. Dobbiamo migliorare l'healthcare, ma noi abbiamo addirittura l'oggetto. Va bene. Vediamo se capita di nuovo, se è stato solo un evento per insegnarci un po' quello che c'è, che succede. Va bene. Appena lui si sposta. Allora, dov'è il coso per trasportare risorse? Vieni qua. Raccogli il metallo. E lo vai a spostare qui. Perfetto. Mentre il resto lo vai a spostare qui. Sì, che poi anche lì non va bene, per carità, però. Perché tu cosa c'è? Research complete.
Oh, benissimo. Stiamo accelerando brutalmente nelle ricerche. Università marziana. Ah, questo serve a crescerli meglio, migliore, insomma. Sensori autonomi. Sì, non ho ancora trovato delle ricerche per cui dico, caspita, devo assolutamente fare questa. E le ultime sono state abbastanza stabili. Però facciamo l'università marziana, va bene. Vabbè, facciamo un altro depot qualunque. Lo mettiamo qui. Scarica pure tutto. Così facciamo spostare questo depot di metallo. E qui andiamo a costruire per espanderci. Ok, adesso credo che sia il momento, in realtà, per fare quello che volevo già fare prima. Cioè costruire in questo punto. Tu spostati però perché ti ho chiamato per sbaglio, scusami. Costruire in questo punto il nuovo Medium Dome. Perché il morale è ba... Ah, perché non ho più costruito niente. Forse dovrei togliere il playground. O qualcos'altro, la scuola. Il dispenser di cibo direi che non si può togliere. Perché la nursery? Com'è il morale? Ah, qui potevo farli lavorare di più. E qui anche. Va bene, ragazzi. Direi che per oggi è tutto. Mentre siamo a un passo da iniziare i lavori per costruire un nuovo dom, che questa volta sia di dimensioni medio, mi sei portato dietro tutto. Tu sei l'explorer, non mi serve il rover. Grazie. Che sia di dimensioni medio, direi che è ora di iniziare il nostro lavoro. Tra poco dovremo costruire un nuovo edificio di Sector concrete, l'abbiamo già scanned. costruito, lo attaccheremo alla rete elettrica. Per poter espandere la nostra colonia. Un dom medio ci porterà un sacco di popolazione e ci porterà un pochettino più vicino a diventare finalmente una colonia stabile. C'è tanto metallo, ma è troppo lontano. Prima o poi lo raccoglieremo. A domani, non a domani, perché domani è venerdì, quindi a sabato. Ciao ciao!